Benvenuti in diretta dalla Libreria Bocca di Milano. Oggi venerdì, ultimo giorno del mese di luglio, ragazzi, entriamo in agosto. Qui il tempo vola. E proprio perché il tempo vola, ahimè, la mia famosa richiesta per l'occupazione di suolo pubblico e quindi il mettere tre tavoli di Carlo Apollo, il grande banista con studio a Milano, diventa sempre più un miraggio, perché qui ovviamente dal comune di Milano, nonostante le mie decine di mail, ho scritto anche direttamente al sindaco per avere delle lucidazioni su questo inghippo tecnico, perché dice che la pratica presentata il 26 giugno è ancora in istruttoria e in realtà avrei dovuto avere la concessione dopo solo i 15 giorni. Adesso devo trovare di liberarmi da questo groviglio di tecnicismi tipici di questa burocrazia che ammazza questo paese. Non ho capito perché tutti hanno fuori tavoli, anche chi non li ha mai messi, e io che li chiedo tutti gli anni, ormai da 15 anni a questa parte, ancora sono qui in attesa di una risposta che chissà da chi mi debba arrivare questa risposta. Comunque, oggi vi voglio portare a Montevidon Corrado, che è il paese natale di Osvaldo Licini. Infatti, questa bellissima esposizione con catalogo edito da Electa, La Regione delle Madri, i paesaggi di Osvaldo Licini. Ci fa entrare proprio in casa del maestro e ci fa entrare in casa di questo artista intimo, particolare, che comunque è uno dei massimi rappresentanti di quella che è la pittura della prima metà del Novecento italiano a livello internazionale. Immancabili e indimenticabili il suo ciclo delle Malassunte e il suo ciclo degli angeli ribelli. Però Licini, ovviamente, come tutti gli artisti, parte con un linguaggio figurativo per poi passare negli anni 30-40 all'astrattismo e poi tornare a quello che comunque è il suo linguaggio universalmente riconosciuto, che è appunto questo figurativo fantastico. Allora, partiamo dal fatto che Osvaldo Licini nasce appunto a Montevidon, dove comunque ha vissuto per tutta la vita. Ma i suoi genitori, una volta che l'hanno avuto, si sono trasferiti a Parigi. Lui non li segue, ma va successivamente, dopo la morte del padre, raggiunge la madre per questioni di salute e qui entra in un contesto culturale straordinario. Conosce Cocteau, Picasso e praticamente fa suo il linguaggio dell'arte internazionale. La mostra ripercorre in modo straordinario appunto la sua evoluzione pittorica, ma è molto importante questa esposizione anche per quello che sono tutti i documenti scritti, perché Licini era un artista che scriveva molto, aveva tantissima corrispondenza anche con Marchiori, che è poi colui che gli curerà il famoso catalogo generale edito da Alfieri negli anni 70, che è I Cieli Segreti. Una curiosità su Licini, che nel 1946 divenne anche sindaco di Montevidon. Quindi, detto questo, non faccio altro che aspettarvi alla Libreria Bocca, biblioteca possibile, libri acquistabili da Bocca in galleria e ovviamente oggi il libro è Osvaldo Licini, edito da Electa, prezzo 30 euro, tantissime illustrazioni a colori e in bianco e nero. Ovviamente la mostra per questioni di lockdown è stata prorogata, quindi in teoria sarebbe già dovuta essere finita, ma in realtà ha aperto settimana scorsa e andrà avanti fino a settembre. Quindi fatevi un bel giro nelle Marche, sostenete i viaggi in Italia e a presto, a domani con un altro libro. Ciao!